tanto sole, tutto quello che questo pazzo settembre ci può offrire, ma anche quello che è venuto a mancare lo scorso anno quando la biciclettata della salute fu costretta ad interrompersi, colpita da un vero e proprio nubifragio. Ed ecco così che domenica mattina, nel nuovo punto di partenza di Piazza Opla, già di buon'ora si sono viste arrivare le prime biciclette con in sella personaggi più o meno credibili. Che uvaggio è? Allora, che vitigno è? È un'uva autoctona, l'abbiamo trovata da poco e si chiama Uva Pistoia. Uva Pistoia, sì. Uno stregone che ha scelto di venire la biciclettata della salute, diciamo, in una compagnia non proprio rassicurante. Ma lo spirito è questo, ricordati, devi morire, oggi ti devi divertire. Io ho il libero accesso al palco per intervistare Zucchero. Certo, te lo concedo, te lo concedo. Me lo concede? La sicurezza ti ha fatto passare, quindi senz'altro. Ma Zucchero, oltre a suonare, pedala anche? Purtroppo mi hanno ingaggiato per quello. Lei è la fatina dei dentoni? Sì, no, io sarei la mamma di Trilli. La mamma di Trilli? Io sono Trilla, perché Trilli è un thriller quasi. Sono questo. È un thriller. era venuto anche Peter Pan, ma avevo fame. Una manifestazione che ha coinvolto circa 1500 partecipanti che hanno riempito le strade di Pistoia di pedalate e goliardia. Un fiume festoso che non ha correnti di pensiero né tantomeno colore politico, ma che ha una prerogativa importante, il sorriso stappato in faccia. Insomma, la biciclettata della salute potrebbe essere presa ad esempio per una sorta di società perfetta dove si pedala tutti nella stessa direzione, ovvero quella della solidarietà. Sindaco, la bicicletta è a posto? Ruote gonfiate, freni registrati, non dovrebbe accadere nulla. Anche quelli dei bimbi? Assolutamente. Quindi una grande biciclettata sarà. Sì, sono contento, è la prima biciclettata che fanno in modo autonomo, quindi sono contento, è emozionante, il tempo ci ha graziato, vedo tanta gente, mi sembra che da qua Piazza Opla sia un luogo adatto, ecco, mi sembra, lasci spazio per la partenza, quindi bene, buona biciclettata. Quest'anno il tempo ci ha assistito, un sole meraviglioso, tante maschere, tanto divertimento e tanta beneficenza, un modo per stare insieme, divertirsi, vivere la città e fare del bene a chi ha bisogno. Ringraziamo tutti coloro che con un sorriso ci hanno retribuito della fatica spesa in un anno di organizzazione di questo evento. Le associazioni a cui è andata la beneficenza di quest'anno sono le medesime del 2017, penalizzate dal maltempo, ovvero Fondazione Mike, Autismo in Blu e Fondazione Ant, per le quali domenica sono andati raccolti circa 7.000 euro, che sommati ai 6.000 dell'edizione precedente si parla quasi di 14.000 euro devoluti totalmente in beneficenza. La biciclettata della salute ha anche dei vincitori, perché la goliardia va premiata e sostenuta. Per questo vi invitiamo a seguire in diretta martedì sera alle 21 su TVL le premiazioni di questa edizione.